comune e idee chiare allo scontro. Casse del comune svuotate, dice il neo coordinamento di Orizzonte comune. Falso, vi quereliamo, risponde Idee chiare. Al via la decima edizione della giornata del confratello, ne parliamo con il rettore Roberto Rondelli. Non solo un concorso per la manifestazione lirica sul Tevere, si profila la creazione di un festival. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Magazine. Apriamo con la pagina politica. Orizzonte Comune dirama una nota dove si legge che dopo l'ultima riunione la lista Orizzonte Comune ha deciso di ripristinare il coordinamento politico-amministrativo. Di fondamentale importanza, prima e durante la campagna elettorale, che ha visto la lista del sindaco Giuliani conseguire un netto successo, si era pensato avesse temporaneamente esaurito il suo mandato anche in considerazione del periodo di stasi amministrativa dovuta alla situazione precaria in cui versava il comune. Del resto poco si poteva incidere sullo sviluppo della città con le casse svuotate dalla precedente amministrazione, con un debito fuori bilancio di 500.000 euro, con la macchina comunale ridotta al minimo per il pensionamento di ben 12 unità lavorative non sostituibili per il blocco assunzioni imposto dal governo. E poi l'iniziale difficoltà a trovare finanziamenti regionali per la natura eh, civica di un'amministrazione non asservita ai partiti dominanti la Regione Lazio. Infine il ritardo accumulato negli anni nel rendere operativa l'informatizzazione negli uffici comunali. Oggi che con pazienza sono state superate le iniziali difficoltà e sono state messe in campo iniziative tese a dare risposte ai tanti problemi irrisolti della città, si è ritenuta opportuna la collaborazione di un organismo che possa coordinare l'attività politica ed essere d'ausilio nel pubblicizzare le opere già promosse e presentare all'attenzione degli amministratori nuove idee e progetti. A far parte del coordinamento di Orizzonte Comune sono stati nominati Massimo Bianconi, Walter Bocci, Federico Fabrizi, Armando Filosa, Simone Lattanzi, Fabrizio Moretti, Sandro Proietti, Jean-Pierre Scarpelli, Edoardo Tacconi, Emilio Valenti. Ed arriva anche la risposta di Dei Chiare che annuncia querela. Il comunicato emesso cita testualmente. A seguito del comunicato a mezzo stampa del ricostituito coordinamento politico Orizzonte Comune di supporto alla giunta del sindaco Giuliani, i consiglieri dell'amministrazione Idee Chiare, Dino Primieri e Roberta Savoia, hanno dato formale procura al loro avvocato di presentare querela presso la competente autorità giudiziaria, ritenendo priva di fondamento e diffamatoria la dichiarazione secondo cui la precedente amministrazione avrebbe lasciato le casse svuotate con un debito fuori bilancio di 500.000 euro. La suddetta informazione, che trae le sue premesse da una prospettazione dei fatti mai dimostrata, eh, malgrado le numerose richieste fatte dagli stessi consiglieri di idee chiare della, eh, durante i consigli comunali, è solo fonte di discredito ed è profondamente lesiva della reputazione del gruppo politico chiamato in causa. Il rinnovato coordinamento Orizzonte Comune, dopo tre anni e mezzo, certifica la palese inadeguatezza e il totale fallimento dell'azione amministrativa e di governo governo della Giunta Giuliani, ricercando un nuovo consenso politico attraverso la narrazione di fatti determinati non corrispondenti al vero, scaricando come di consueto responsabilità ed inadempienze ad altri. Domenica prossima si celebra la decima edizione della giornata del confratello. Marco Nicoletti ha incontrato il rettore Roberto Rondelli. Si celebra domenica la decima edizione della giornata del confratello, qual è il significato di questa manifestazione? Ormai è proprio perché la decima edizione abbiamo voluto dare come confraternite questo appuntamento ormai fisso, annuale, perché prima di tutto c'è stato il convocato all'Assemblea generale. Questa è una cosa che ormai abbiamo deciso, eh, che vede anche una buona partecipazione dei confratelli in modo che tutti possano sapere quello che si è fatto e quello che si vorrebbe fare poi nell'anno eh, futuro. Eh, ci sono anche diversi interventi, vengono accolte anche delle, dei suggerimenti e, e quindi questa è una cosa importante. E poi col pranzo, diciamo così, classico presso la taverna di San Gregorio, anche quello è un appuntamento ormai fisso perché è un momento di aggregazione tra gli stessi confratelli e le loro famiglie. Ecco, vogliamo dare gli orari di questi appuntamenti precisi? Sì, quest'anno ricalca lo stesso programma del, dello scorso anno. Alle 9.30 di mattina ci vediamo su Al Cimitero per un momento di preghiera per i confratelli defunti, alle 10.30 eh, presso la chiesa e l'ospedale, come dicevo prima, si svolgerà l'assemblea generale, alle 11.30 eh, in cattedrale ci sarà la, la Santa Messa e poi alle 13 presso la taverna della Contrada San Gregorio ci sarà il consueto pranzo conviviale. Ecco qual è il bilancio fino ad oggi e le intenzioni future? Ma il bilancio è positivo perché le iniziative sono state fatte eh, diverse. Eh, prima di tutto, è quegli appuntamenti ormai mensili di incontri di catechesi che eh, svolgiamo presso lo, la chiesa dell'ospedale con, con Don Maurizio, e questa è una cosa molto importante perché è un approfondimento proprio della, della fede. Quindi, è giusto eh, che i confratelli possano conoscere meglio diciamo così, eh, la vita e le parole di, di Gesù. Eh, altre iniziative? Abbiamo fatto un paio di conferenze quest'anno, anche questo qui ormai è un appuntamento eh, che ci siamo dati, questo tipo di attività, eh, ogni anno organizziamo un paio di conferenze su temi dei più svariati, quest'anno per esempio per il periodo dell'ottava medievale abbiamo eh, organizzato una conferenza lì alla chiesa di San Zambiaggio eh, che riguardava la confraternita della Santa Maria delle, delle Grazie. Mm, anche quest'anno volevamo fare addirittura la terza conferenza che era prevista per sabato 16 novembre. Eh, però per indisponibilità del relatore che purtroppo sono una quindicina di giorni che sta male e quindi non ci ha garantito la presenza, quindi l'abbiamo eh, rinviata, anche qui era una cosa molto importante perché veniva ripresentata qui a Orte eh, una relazione che è stata illustrata ehm, a Genova eh, nel mese di luglio in un incontro internazionale che ha visto la partecipazione di ben 400 studiosi provenienti da tutto, da tutto il mondo. Sono state presentate un'ottantina di relazioni e la relazione questa era proprio nel, diciamo sì, nella sessione delle rappresentazioni sacre e quindi riguardava proprio la processione del, del Cristo morto qui a Orte. Avremmo anche organizzato una mostra fotografica, però purtroppo questo non siamo... All'ultimo istante l'abbiamo tolto dal programma e l'abbiamo rinviata a tempi migliori. Oltre all'aspetto anche culturale, diciamo sì, anche un, un aspetto che potrebbe essere culturale, ma è anche di, di fede. Quello abbiamo organizzato ogni anno anche eh, un pellegrinaggio. Ormai sono quattro anni che eh, partiamo con un bel pullman pieno in cui eh, con i confratelli andiamo in giro per l'Italia. L'anno scorso, eh, ricordo che, cioè l'anno scorso, quest'anno, eh, ricordo che. Siamo andati anche, abbiamo organizzato la, diciamo, il pellegrinaggio alla tomba di Sant'Egidio, quindi siamo andati in Francia, a San gilles e, e ci stiamo anche organizzando addirittura per andare a, a Siviglia nel, il, prossimo, il prossimo anno. Chiudendo poi il panorama dell'attività non possiamo poi dimenticarci del, de, dei musei. Tutti voi avete visto il museo ristrutturato eh, presso la chiesa di, di Santa Croce e poi no, quest'anno abbiamo inaugurato anche quella sezione nella chiesa di San Francesco dove ha sede la confraternita della misericordia. Quando avremo poi terminato, quando faremo i lavori... Presso San Biagio, anche lì sarà creato un, uh, un punto del, del museo che è stato poi riconosciuto dalla Regione Lazio. Ecco, cosa bisogna fare per partecipare al pranzo delle confraternite e chi può partecipare? Beh, possono partecipare tutti, Noi, la partecipazione è aperta a tutti, a tutti i cittadini ortani, a tutti quelli che vogliono così avvicinarsi a, al nostro mondo e quindi conoscerci eh, ancora meglio di quello che è poi la processione del Cristo morto che eh, tutti gli ortani sono abituati a, a, ad assistere. Quindi possono partecipare tutti, nuclei familiari interi, eh, mh, finora è andata sempre bene perché abbiamo sempre raggiunto le 150 160-170 persone, quindi eh, c'è questo tipo di partecipazione. Quella è anche l'occasione per diciamo così, eh, avere dei fondi che poi ci servono, ci servono poi per organizzare le nostre eh, attività, perché progetti ce ne sono, lanceremo anche in assemblea la proposta di creare un centro studi. Eh, ci stiamo anche muovendo per risolvere il problema eh, della chiesa di San Biagio e della chiesa di Sant'Agostino. Ormai autonomamente le confraternite si stanno muovendo su questa linea, non avendo avuto risposte diciamo così, e aiuti da enti che forse erano più preposti di noi per risolvere questi, questi problemi. Quindi l'attività ce ne sono, eh, stiamo seguendo anche diverse famiglie che sono in difficoltà. E questo è purtroppo è una realtà che qui a Orte comincia ad essere un po' allarmante. Parteciperemo il 30 novembre alla raccolta del, dei generi alimentari per la colletta alimentare, quella lì nazionale, e quindi ci stiamo muovendo su diverse linee. E per rimanere in tema di confraternite, domenica scorsa si è svolto un incontro a Roma promosso dal vescovo della nostra diocesi, Monsignor Romano Rossi. Di cosa si tratta lo scopriamo con questo servizio. Domenica scorsa il vescovo Romano Rossi ha chiamato i dirigenti delle confraternite diocesane per fare il punto della situazione. L'incontro, che si è svolto a Roma, ha visto la partecipazione di circa 120 delegati. Ecco il commento del vescovo: Ma è una giornata che è nata come momento di formazione permanente per le confraternite e in particolare per i dirigenti, per i consigli delle, delle confraternite, per avere qualche momento nostro di riflessione sulla vita della nostra Chiesa, un momento di preghiera e qualche momento di conoscenza significativa di Roma. La possibilità di aver visitato bene il complesso di Santa Cecilia con il maestro Marco Frisina ha rappresentato veramente un'opportunità eccezionale. Credo sia un'esperienza da provare di ripetere. Nel pomeriggio, poi, un viaggio attraverso le testimonianze cristiane dei primi secoli, con la visita alla basilica di Santa Cecilia, accompagnato da Monsignor Marco Frisina, noto compositore di musica sacra. Eh beh, siamo a Santa Cecilia in Trastevere. È un luogo del secondo secolo, quindi del testimone del, del martirio di Cecilia, ma anche della vita della testimonianza cristiana dei primi secoli. E siamo proprio sotto, qui siamo in un luogo che era quello della casa di Cecilia del secondo secolo, proprio alle radici della fede cristiana, della fede romana. Come abbiamo ascoltato nei titoli, in questa edizione parliamo del concorso La Lirica sul Tevere. Che però quest'anno, per la sua terza edizione, si profila qualcosa di molto diverso. Cedo quindi la linea a Giorgia Calicia, che ha con sé il direttore artistico Sandro Corelli. Ci troviamo qui con il direttore artistico di Lirica sul Tevere e, che adesso sta preparando diciamo, la nuova edizione per l'estate 2020 ma prima di parlare della nuova edizione vogliamo un attimo fare un bilancio dell'edizione del, di questo anno insomma Facciamo i bilanci? Eh. Va bene facciamo <ride> sì. Allora il bilancio è stato, è stato positivo <coughs> è stato estremamente positivo diciamo la cosa è andata molto molto bene ha avuto un grande richiamo anche di pubblico. E la cosa, una cosa molto importante è stata quella che abbiamo avuto poi la RAI 5 Cultura, che proprio questo 28 novembre alle 10 di sera ci dedicherà il programma in prima della prima. Quindi ricordatevi il 28 novembre RAI 5 Cultura, un programma interamente dedicato alla nostra Bohème e alla nostra città di Orte. L'evento è andato bene, tutte e tre le serate, purtroppo la serata che è andata un pochino così, ehm, diciamo, non benissimo è stata l'ultima perché con causa pioggia l'abbiamo eh, certo. dovuta fare in cattedrale. E la prima serata dalle campane c'era poca affluenza di pubblico, però per me serviva molto fare quella serata anche per, per come dire... Mettere a punto la macchina operativa che era abbastanza, abbastanza complicata. Mlessa. Tutto questo, ovviamente, Giorgia eh, è stato fatto grazie eh, alle aziende di Orte del comune di Orte, della provincia e anche delle aziende a carattere nazionale che ancora ringrazio e spero che mi possano come dire, sostenere anche la prossima edizione che sarà molto più importante. È stato grazie, fatto anche grazie al sostegno oh, della nostra amministrazione comunale che spero comunque mi sia sempre accanto. E ci sono stati magari dei piccoli disagi quando abbiamo costruito la pedana, quando abbiamo fatto delle cose, però poi, come si dice, a conti fatti e la popolazione ortana è stata contenta e soddisfatta di quanto abbiamo fatto e mi continuano a chiedere di, di andare avanti, di non fermarmi, anche se in dei momenti lo sconforto di dire basta dopo il secondo anno eh, non lo nego, mh, mi stanno venendo perché è, è una macchina molto, molto grande, molto, mh, molto complicata da gestire e, e non è facile, non è facile, però io Continuerò ad andare avanti mettendoci tutta la buona volontà, la forza, perché sono ortano, perché ci tengo a questo paese, perché voglio che a volte torni un'area un, un, un di freschezza nuova e questo lo si può fare per me soltanto con la cultura, con l'arte, con il turismo, che poi a quel punto crea un indotto anche commerciale. E quindi diciamo invece adesso per questa nuova edizione del 2020 quale sarà il programma? Ho sentito parlare anche di Pavarotti, quindi vogliamo saperne di più. Beh Pavarotti, <ride> sì, allora il prossimo anno non è più il concorso lirico internazionale, ma vale a dire eh, diventa il primo Opera Festival, quello che ho annunciato da due anni a questa parte. E sto cercando, stiamo cercando con il mio staff e con la nostra associazione, che poi è aperta anche ad altre persone se vorranno entrare. Nascerà dal 12 al 26 di luglio il primo Opera Festival Città di Orte, dedicato quest'anno al maestro Luciano Pavarotti. Io, il giorno che ho deciso di chiamarli, la signora Nicoletta Mantovani, pensavo che la risposta fosse negativa, perché ho detto la, la signora Mantovani. Non risponderà a Sandro Corelli, mi ha risposto e mi ha detto: Io accetto perché è una bella cosa che anche in un piccolo paese, in una situazione nuova, si dedichi questo festival al maestro Pavarotti. E oltretutto la signora Mantovani sarà presente nella giuria. Quindi a quel punto avevo dedicato il festival al maestro Pavarotti. Ma avevo anche eh, espresso il desiderio di dedicarlo ad un'altra grande del bel canto, che è la signora Daniela Dessì, un grande soprano come la Ricciarelli che abbiamo avuto lo scorso anno, a livello mondiale, che purtroppo è scomparsa eh, pochi anni fa per un brutto male. E anche suo marito, il tenore Fabio Armigliato, mi ha dato l'ok. Ok. A quel punto abbiamo dedicato il festival al maestro Pavarotti e il concorso alla signora Daniela Dessì. Quindi, questo ci sta dando già a livello mediatico, tramite Facebook e tutto, una grande visibilità e una grande richiesta perché avere il nome di Pavarotti altro non, non potevo avere. Certo. Ora il problema si porrà per il 2021 perché siamo già arrivati a Pavarotti, quindi, però, stiamo già pensando anche al 2021. E quest'anno invece la signora Ricciarelli farà parte del, del festival Lirica sul Tevere? La signora Ricciarelli l'abbiamo mandata in pensione. No, scherzo. Allora, Katia non ci sarà. Non ci sarà semplicemente perché eh, rischiavo che il concorso di Orte venisse etichettato come il, il concorso di Katia Ricciarelli. Questo è il concorso Lirica sul Tevere, Città di Orte. E poi. Per un altro motivo molto importante, come succede anche nel calcio, ognuno ha i propri idoli, i propri beniamini, anche nel canto. C'è chi segue la Ricciarelli, c'è chi segue la Caba Ivasca, la Luciana Serra. Quindi, anche per i cantanti, eh, magari lo scorso anno non abbiamo avuto una fetta di cantanti perché non amano il modo di cantare della signora Ricciarelli, ma prediligono un'altra soprano. Però anche qui abbiamo alzato l'asticella, <coughs> scusate. E abbiamo la signora Renata Scotto, un altro volo pindalico, mm -hmm. perché non sapevo come arrivare a, a Renata, ci sono arrivato e, e mi ha detto di sì. Eh, la signora Scotto è una cantante che quando la signora Ricciarelli eh, esordiva eh, nel mondo del bel canto, lei era già una delle più grandi stelle a livello mondiale. Ecco lei che ha cantato di più col maestro Pavarotti. Quindi avremo la signora Scotto, Fabio Armigliato, un tenore, Carlo Colombara, avremo di nuovo Carlo Palleschi, il direttore della Sinfonica di Seul, la direttrice artistica dell'opera di, di Seul e alcuni sovrintendenti di arti di antilirici, il, il regista di Rai 5 Cultura, prima della prima. E il Rigo Stinchelli del programma La Barcaccia della Rai? Quindi una giuria ancora più, più prestigiosa. Esatto. E puoi darci intanto qualche anticipazione sul programma di questa edizione, dato che poi durerà due settimane nel mese di luglio? Allora, eh, adesso qui gli Ortani diranno: ah, Adesso di nuovo ci chiude il paese, non ci fa passare in piazza, e di qua e di là. Se sto facendo questo, lo sto facendo perché sono ortano come voi, perché ci tengo e perché comunque sia che cercheremo di creare il minor disagio possibile, ma lo stiamo facendo per questo paese, per queste generazioni e per portare gente ad orte. Il programma inizierà il 12 luglio, dico soltanto come inizia, alle 5.45, quindi al sorgere del sole all'alba, dal sagrato della chiesetta della Santissima Trinità ci sarà un concerto lirico che, come quando io da bambino vedevo i fuochi da orte verso la Trinità, nella vallata sentiremo risuonare il bel canto al sorgere del sole. Poi avremo delle opere liriche, avremo concerti di musica barocca, convegni, avremo l'opera di Done ed Enea. Che porto dal Teatro dell'Opera di Tunisi, dove io andrò a fare la regia di Traviata l'11 di aprile, avremo la, la grande Daniela Mazzuccato, la più grande stella dell'operetta in un gran gara dell'operetta. Proietteremo il film che è appena uscito di Luciano Pavarotti. Faremo l'opera L'Elisir d'Amore con le scuole medie di Orte. E... È un programma molto, molto, molto ricco, che non soltanto sarà svolto nella piazza principale ma eh, anche in altri luoghi, stiamo pensando a Piazza San Francesco, la terrazza sopra il parcheggio coperto, eh, Piazza del Poggio, il Cinema Teatro Alberini se sarà riaperto, la Basilica Cattedrale, il Palazzo Vescovile, cioè in un mese Orte parlerà di, di lirica. lirica, di bel canto, con eh, cantanti, orchestra, coristi, pubblico e quant'altro. E abbiamo inoltre sentito parlare poi di una campana. Cosa puoi dirci? Allora, questo è il festival. La campana, posso dire che come avevo annunciato la sera del concerto delle campane pontificie di Agnone in piazza, la mia idea folle è stata accettata, è in fase già di realizzazione perché il 7 di giugno in collaborazione con il nostro parroco e con anche la famiglia Martini che hanno sempre preso cura della chiesetta della Trinità, la fonderia pontificia Marinelli donerà ad orte la nuova campana per la Santissima Trinità che verrà eh, fatta suonare il 7 giugno, il giorno della Santissima Trinità. Finta. Verrà però esposta 15 giorni prima in cattedrale, faremo una gira a Agnone per vedere quando la campana verrà proprio letteralmente fusa e questo forse è la cosa più importante addirittura del festival perché mh, ho fatto in modo di regalare al mio paese, al nostro paese, un simbolo importante di questa campana in quel santuario dove magari una volta tutti abbiamo rivolto una preghiera, dove per noi ortani è, è la nostra Santissima Trinità e quindi spero che il paese accolga bene anche questa iniziativa che stiamo poi costruendo perché vorremmo portare anche lì delle personalità molto in alto per farla benedire quindi queste sono un po le novità il concorso la nuova edizione spero che quando andrò a bussare a casa degli sponsor eh, mi accolgano come hanno fatto lo scorso anno e che mi accolgano anche coloro che lo scorso anno non mi hanno potuto sostenere, eh, tutto questo lo stiamo facendo per, per noi, per noi Ortani, abbiamo devoluto anche una quota a parte dell'incasso della serata in cattedrale alla Caritas perché mi sembrava doveroso fare questo omaggio, abbiamo fatto anche un'altra, uh, abbiamo fatto anche un'altra, come dire, eh, abbiamo devoluto altri soldi. Però non mi sembra carino adesso dirlo pubblicamente in televisione perché non vorrei, comunque, l'abbiamo fatto e lo possiamo tranquillamente dimostrare. È un impegno molto grave, molto grave, ma direi molto gravoso, molto, molto intenso, perché comunque dietro c'è una macchina operativa molto importante. Ho avuto un gruppo di ragazzi lo scorso anno che mi hanno aiutato, e la cosa molto bella è che alcune signore di orte, alcune persone. Mi hanno scritto pubblicamente e privatamente su Facebook dicendo: Sandro, se ti serve una mano, chiamaci che ti vogliamo aiutare. Sono Ortane come me e adesso faremo un incontro e andiamo avanti. Ringraziamo allora Sandro Gorelli. Grazie a voi. E diamo di nuovo la linea a Francesca Maccaglia. Riprendo la linea da Giorgia Caliccia, ma la ricevo nuovamente alla redazione del Trebimeteo per scoprire le previsioni meteorologiche di questo fine settimana. Amici 3B Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni alla nu nuova edizione del TG di 3B con questa immagine del satellite che ci mostra la perturbazione giunta oggi sull'Italia in realtà già delle timide schiarite si stanno facendo avanti sulle regioni di Nord-Ovest però come vedete sull'Europa occidentale sono presenti anche altri sistemi nuvolosi e così partiamo dalla giornata odierna che vedrà ancora nuvole e precipitazioni interessare il nord ma soprattutto il nord-est e il versante tirrenico. e perturbazioni queste sta portando anche venti intensi. La ventilazione risulta particolarmente sostenuta sulle regioni tirreniche in Sardegna dove rischiamo anche delle mareggiate nelle prossime ore. Poi durante il fine settimana questa perturbazione si muoverà verso le regioni meridionali e quindi domani, sabato, troveremo un netto peggioramento al sud con il ritorno appunto di piogge acquazioni temporali nelle regioni meridionali e poi sempre molta variabilità sul versante tirrenico dove anche domani rischiamo delle piogge. Però durante il fine settimana ad esempio, a nord è presente, sarà presente anche un bel miglioramento. Poi la prossima settimana vedrà una nuova zona di bassa pressione posizionarsi sul basso Tirreno e quindi per l'inizio della prossima settimana sarà il centro-sud a vedere arrivare nuvole, acquazzoni e temporali. Ma come vedete, manca sempre una zona di alta pressione e quindi continua questo periodo molto variabile e instabile. Per rimanere bene aggiornati, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Termina qui questa edizione del TG Magazine, vi ricordo a seguire l'appuntamento con Stefano Stefanini e Gaetano Alaimo che sarà con lui anche in questa edizione di Fatti e Commenti. Noi come sempre ci vediamo alla prossima edizione e vi invito, vi ricordo che potete seguirci ai consueti orari sui canali TRO, TRO2, nei siti internet teleorte.it e newtusha.it. Arrivederci.